Romano, siamo sudati, accaldati, senza voce, ma felici. È il primato in classifica. Sì, me l'ha detto adesso il presidente, siamo primi, ma questo vabbè, conta relativamente alla quarta giornata. Contava la prestazione e la prestazione c'è stata, forse la migliore dell'anno. E avevo chiesto questo dentro lo spogliatoio, perché venire qui e vincere 3-0 non era facilissimo. Questa è una squadra che negli ultimi 2 anni aveva regalato poca roba in casa, forse l'anno scorso aveva vinto Brescia, perciò era importante giocare, se non la partita perfetta, immaginiamoci già la quarta giornata, tecnicamente ho chiesto ai ragazzi di fare una super partita e questo c'è quasi stato, con questa bellissima rimonta nel terzo che fa capire a tutti che tipo di squadra siamo. Non siamo solo una squadra che una squadra che si è notato, era gioca soprattutto i singoli, ma gioca con il gruppo, gioca per rimontare un set importante come questo. Perdonatemi l'euforia, ma abbiamo vinto un grandissimo terzo set che magari poteva anche riaprire la partita, e così non è stato, meglio per noi. E qui hai dimostrato che davvero abbiamo 12 titolari, perché tutti quelli che sono entrati in campo, anche per piccoli spezzoni, penso a Paul De Rosas, soprattutto a Nicola Romani, penso a tutti i ragazzi, il grande Carmelo Muscarà, chiamato sull'ultimo punto a servire, cioè tutti hanno saputo dare il loro contributo. Loro si allenano per questo, tutti, 12, 13, oggi mancava Simone. Loro si allenano per questo, si allenano per giocare. Chiaramente io faccio il tecnico, devo farne giocare solo 6, però è la risposta di tutti, mi guardano con gli occhi che credono realmente in questo progetto, in questo obiettivo, e oggi lo hanno dimostrato, se ce n'era bisogno, che si è fatta una gran partita di gruppo, di squadra, come al solito. Diranno vabbè, Giannini parla sempre così, ma è così, questo è uno sport di squadra, uno sport dove si vince con il gruppo e si vince anche tecnicamente bene, perché noi giochiamo una bella pallavolo, quindi bene. Meglio la difesa e meglio la ricezione poi anche oggi. Sì, i fondamentali dietro mi sono piaciuti, loro è una squadra che fa molto bene il servizio e oggi li abbiamo tenuti. In difesa abbiamo difeso anche con giocatori fuori ruolo, che l'ho spostati per tenere gli attacchi. Abbiamo visto centrali che difendevano dietro buttandosi a terra in scivolata. Sì, ma questo è per immolarsi nella causa. Certo. La difesa è un termometro di quanto si ha voglia di poi rigiocare e mettere la palla a terra. E questo ha dato spazio a difese per Nicola Romani in zona 6, a Braga in zona 6, a Pochini in zona 1. Quindi bene, durante la settimana si lavora per questo, poi il sabato e la domenica vengono per l'allenatore, è tutto bello. Allora noi vi ringraziamo per il lavoro, per lo spettacolo, ci siamo divertiti, Romano. Sì, adesso ci sono il prossimo anche i tifosi a cui va un ringraziamento, cioè 6 ore di pullman. 7 per la precisione. Vabbè, andava piano il pullman. Andavamo piano. Comunque ci tenevo anche un pochettino in questa settimana che siamo saliti quassù a ricordare le sciagure di Genova, che obiettivamente un pochettino ti lascio il segno, anche se noi le viviamo un pochettino fuori, ma questa 2 giorni l'abbiamo sentita, e quindi penso alle famiglie e dispiace un pochettino per questo. Allora noi ci siamo oggi, ci saremo sabato prossimo per la Coppa Italia, se non ricordo male. Aspettiamo in casa nostra questa volta i Lupi di Santa Croce, che oggi hanno vinto 3-0 con Mondovì, che era prima in classifica. Ci ha fatto un bel favore? Sì, ci ha fatto un bel favore, ma sabato verranno agguerriti. La Coppa Italia è un nostro obiettivo, cercheremo sabato di giocare un'altra grande partita, speriamo bene. Grazie Romano.